Brigitte Bardot, Bardot, ci metti di no? Vai. Giro. È finito lo spazio. Molto bene. Buon anno a tutti. Buon anno. Nuova location. Nuove attrezzature grazie a Babbo Natale. Lui è Babbo Natale. Io sono Babbo Natale, lui è Babbo Io Natale. Esatto. E niente, proveremo a fare qualcosa di diverso. Iniziamo l'anno con un video che non facciamo da un po' di tempo. Esatto. Un unboxing, un gioco che abbiamo visto a Lucca, che i nostri amici della MS Edizioni, insomma, ci hanno convinto, esatto, sì, lo abbiamo visto solo apparecchiato, abbiamo deciso di prenderlo e di farvi vedere subito cosa c'è all'interno. Il gioco, eccolo qui, nella nuova location lo riusciamo a sfilare in tempo reale. Esatto. Andiamo subito, a aprire questo bellissimo. Vediamo gioco. Cosa c'è dentro. Non lo troverete tutto sigillato e da defustellare perché qualcuno non ha resistito alla voglia di guardarlo dentro prima di fare il video. Vai con l'unboxing. Vai. Basta. Vediamo cosa c'è dentro la caverna. Allora, cominciamo con il regolamento, con tutte quante le regole, e ne sono... Ah, sono divise per categoria, ogni personaggio ha le sue regole, più le varianti che sono comuni per tutti quanti i giocatori. Poi, allora, qui abbiamo, sono delle carte riepilogative, credo, dei personaggi, sì, perché ci sono tutti i personaggi del gioco, più un esempio, e questo è consigli pratici, dovrebbe essere molto utile questa cosa. Oh, poi veniamo ad una cosa abbastanza interessante, i vari personaggi. Quindi la caverna, che penso che sarà il primo personaggio che utilizzerò, il ladro, il drago, il cavaliere e i goblin. Vediamo che ci sono dei segnalini, credo che siano dei sassi, sì, hanno una forma di sassi all'interno della caverna. Poi dei token di legno verdi e rossastri, rosso bordeaux, un segnalino stupendo a forma di drago, questo è veramente bello, dei segnalini marroni, altri segnalini colorati. Poi qui ci sono i piedistalli per i personaggi, due dadi, qui dentro ho messo un bel po' di token che sono stati defustellati, e ci sono le pedine dei giocatori che devono essere utilizzate con i piedistallo, tutti i vari goblin, il cavaliere, il ladro, i due draghi, uno sveglio e uno addormentato, i vari segnalini delle grotte, tesori, un bel po' di roba. Comunque questi sono i terreni che andranno a comporre poi il tragitto all'interno della nostra caverna. Terreni, su terreni, su terreni, su terreni. Infine, questi altri pezzi di terreni. Qui dentro ci sono dei diamantini e qui dentro ci sono tutte le carte che si usano per giocare. Andiamole a vedere. Le carte credo che si dividano sempre per i vari personaggi. Sì, perché ci sono tutti. Caverna, ladro, poi ci sono i poteri del drago, carte guerra, questi altri poteri, queste sono delle carte per la variante, qui abbiamo i segreti, altri poteri, sono un po' mischiate a caso, missioni secondarie e queste sono delle carte tesoro. C'è la rana di Futurama, questa è la rana di Futurama, l'ipnorana, esatto. E fa parte l'ipnorospo, esatto. Che sono carte terreno, vediamo se ce la faccio ad aprirle. Ti vendono le forbici. Quando arriveranno le forbici, io ce l'ho. Perché mi devi tagliare i tasselli? Carte terreno. Ah no, attenzione, ci sono
mischiati anche altri segreti. Avanzamento, carta avanzamento, vabbè, tante carte, potere, terreni, cioè di tutto e di più, carte su carte, segnalini su segnalini, comunque pieno di cose. La scatola è per contenere tutto questo po' di roba, chiaramente è una scatola molto basic, però chiaramente con tutta sta roba fare una scatola più articolata credo che sarebbe arrivata a una dimensione più o meno di un metro per un metro. Andiamo alle conclusioni finali, come al solito lo facciamo in doppio, nel vai, duetto. Ci siamo. E io inizierei dai componenti che a me sono piaciuti. Qualcuno non è rimasto contento del fatto di vedere queste... Allora, bello, tante cose, perché veramente l'avete visto, è pieno di cose, però io ce l'avrei messa quella miniaturina. Stile, cioè, a lui piaceva stile The Faceless, ad esempio. Esatto. The Faceless che... c'ha quelle miniature che caratterizzano ancora di più il gioco, che è di per sé bellissimo. Stessa cosa vale per questo, il gioco è bellissimo anche così. È semplicemente un... se proprio vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, sì, me l'aspetto comunque, a posto dei segnali di legno, una miniatura dei vari personaggi. Sarebbe stata una miglioria ottima, come io, vabbè, sono un amante di quelle scatole dove ogni cosa ha il suo posto. Però mi rendo conto che forse aggiungendo queste cose il prezzo sì, si sarebbe alzato troppo. Più che altro per mettere una scatola, una tutta scatola, quella roba, esatto, doveva essere una scatola enorme per mettere tutte le cose shite, insomma. Esatto, esatto. Per il resto penso che nulla da dire, esatto, nulla da dire, anche le componenti sono belle resistenti, sì, 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 hanno una bella consistenza, non è quel cartone che spesso io odio trovare in alcuni giochi da tavolo. Ma guarda, te lo dico anch'io, defustellandole non è successo mai che classico strappetto, esatto, che si crea, no, è tutto molto fatto bene, quindi si vede che comunque c'è del lavoro dietro. Come era nei vecchi video, a occhio diamogli un voto, io sì, ad occhio gli do almeno 7. Io al di là di quel perucchio io abbondo pure di più forse, sì, anche 8, wow, 8 perché cioè comunque è pieno di cose, metti, togli i segnalini, prendi i tasselli di legno, è bello. E avrete 9 se c'erano le miniature, però ecco, io sono un po' più di manica larga, però. Okay. E niente, per l'unboxing ci siamo, esatto, siamo qui. Vi salutiamo dicendovi che le uscite del mese a dicembre non sono uscite per via delle festività, lo avevamo anche annunciato nello scorso video, che avremmo aspettato un pochino di più per far uscire le uscite di gennaio. Soprattutto perché probabilmente è difficile reperire informazioni dalle case editrici che stanno in ferie, diciamo. Probabilmente si uniranno alle uscite di febbraio, quindi verrà un video un po' più carico, esatto, anche quello è stato diciamo voluto. E niente, per il resto ci ricordiamo di spolliciare, di condividere, di commentarci, di dirci se il video vi è piaciuto, se è interessante, se che ne pensate della scatola, che ne pensate di quello che noi abbiamo detto la nostra, voi fateci sapere, esatto, la vostra, ci esatto, fa piacere. E per adesso niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao. How far can we get if we sell a little